Una lingua in 3 minuti? Gagauzzo. L'origine dei gagauzzi è oscura. All'inizio del XX secolo, un storico bulgaro ha contato 19 teorie diverse sulla loro origine. In alcune di queste teorie, il popolo gagauzzo è presentato come discendente dei bulgari, dei cumani kipciakko, di un clan di turchi selgiuchidi, oppure di un mix di tutti questi. Il fatto che la loro confessione sia cristianesimo ortodosso orientale può suggerire che i loro antenati vivevano già nei Balcani prima della conquista ottomana. È una lingua turca parlata dal popolo gagauz di Moldavia, Ucraina, Russia e Turchia ed è una lingua ufficiale della regione autonoma di Gagauzia in Moldavia. Appartiene al ramo Oghuz delle lingue turche. Tra il 1750 e il 1846 gli antenati dei gagauzi odierni immigrarono dall'attuale costa bulgara del Mar Nero a nord di Varna verso la Russia e si stabilirono nella regione che oggi è l'attuale Repubblica di Moldavia, permessi a condizione che si convertissero al cristianesimo dall'imperatrice Caterina di Russia. Si può dunque dire che i gagauzi sono un popolo di origine turca, ma di religione cristiana ortodossa. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, la legge del 1994 sullo statuto giuridico speciale della Gagauzia fu approvata in Moldavia, che fu messa in vigore nel 1995, concedendo ai gagauzi l'autonomia territoriale. Nel 1991 si proclamarono indipendenti con capitale Comrat, ma poi accettarono la proposta della Moldavia di diventare un'entità autonoma all'interno della Moldavia stessa. Per ragioni pratiche, un gagauzo contemporaneo parla solitamente almeno 2 lingue. Sembra che il primo alfabeto utilizzato per la lingua sia stato quello greco alla fine del XIX secolo. L'alfabeto gagauzo, però adottato attualmente, è modellato sul moderno alfabeto turco, con l'aggiunta di 3 lettere. Nonostante i documenti locali siano scritti in russo, i gagauzi sono orgogliosi della propria originalità. Nonostante varie leggi che sostengono il diritto dei cittadini all'istruzione nella loro lingua madre, quasi tutta l'istruzione delle scuole gagauze è in russo. Anna Sözü è il più grande giornale locale in Gagauzia ed è anche l'unico giornale locale ancora scritto interamente in gagauzo. La lingua gagauza moderna ha 2 dialetti, centrale o bulgaro e meridionale o marittimo. Il gagauzo è molto simile al turco, è una lingua agglutinante e la frase si scrive, come nel turco, al contrario esatto di una frase italiana. Gagauzia, con i loro costumi folcloristici, il mistero delle loro origini, la capitale Comra schiacciata fra presente e passato, da quale vi saluto per la prossima lingua in 3 minuti!